verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Finisce così il brano dell'Evangelo di questa domenica. Il regno è per tutti, senza privilegi o favoritismi, senza discriminazioni o esclusioni. Il regno di Dio non è un ghetto riservato ad alcuni, con cancelli o porte sbarrate per impedire l'entrata di chi sta fuori. La porta per entrare c'è, e come, ed è sempre aperta. Gesù ci dice che la porta del regno è stretta. Ecco allora che è necessario fare una dieta mirata e una necessaria cura dimagrante per diventare più piccoli e liberarci di tutto ciò che ingombra e intralcia. Sono i bagagli del nostro egoismo, della nostra autosufficienza, della superficialità e soprattutto dell'arroganza di essere a posto con Dio e della presunzione di essere nel giusto e arrivati. Anche se non andiamo in chiesa e non mastichiamo salmi, ci crediamo migliori di quelli che baciano continuamente le pile dell'acqua santa. Sarà anche vero, ma la nostra arroganza avrà la risposta: non vi conosco, non so di dove siete. Ciò che qualifica il cristiano è invece la consapevolezza di non essere mai arrivato, di aver costantemente bisogno di un Dio che lo perdona, che lo corregge, che lo incita e sollecita al bene. Un cristiano libero dall'orgoglio e dalla superbia, pieno di solidarietà e amore per gli altri, zeppo di condivisione e fraternità, consapevole che l'essere battezzato non è uno strumento magico di salvezza se non si accetta il dono di Dio, lo si fa crescere sempre con l'impegno e la rinuncia al peccato. Con le nostre scelte di vita facciamo in modo che quando busseremo alla porta del regno ci sentiamo dire dal Signore: non c'è bisogno di bussare, la mia porta è già aperta.